In occasione delle semifinali del torneo di Monestirolo ci sono venuti a ritrovare due amici di Scortichino, anzi uno ci è venuto a ritrovare, il presidente Massimiliano Agatti della Nuova Aurora, organizzatrice del torneo, e parto proprio da lui. Questa sera la semifinale a Monestirolo, domani la finale a Scortichino, anche se ci sono stati i mondiali, la passione per i tornei rimane sempre in questo mese tra la fine del campionato e la preparazione alla nuova stagione. Esatto, come dicevo prima, gli inizi dei tornei sono sempre un pochino così, ci si mette un po' a carburare, diciamo, nel senso che la gente comincia a venire pian pianino, poi dopo, quando il torneo entra nella fase calda, ovvero nelle quarti di finale, semifinale e finale, poi la gente viene davvero al torneo come al nostro e come vedo anche qua a Monestirolo, ed è sicuramente una soddisfazione per gli organizzatori. Mi sposto perché questa sera Massimiliano si è fatto accompagnare dal direttore sportivo dell'Aurora Saltari, direttore sportivo che ha quest'anno l'onore intanto di affrontare il campionato di seconda categoria dopo la vittoria di un campionato che riporta la Nuova Aurora al minimo livello che le compete, la seconda, potrebbe anche fare qualcosa di più, poi c'è anche l'onere di dover provare appunto a fare qualcosa di più. Ti ringrazio intanto per le belle parole, sicuramente veniamo da un campionato vinto per cui le aspettative e l'entusiasmo sono tante, stiamo cercando di lavorare per fare una squadra competitiva che possa fare la categoria, dopo il qualcosa di più vediamo strada facendo in base anche alle possibilità economiche che la sagra del cappellaccio e il torneo ci stanno portando dentro. Tra l'altro sarà perché un po' di cuore ce l'ho alla Nuova Aurora, che è stata la prima società che ho seguito a livello giornalistico, però in effetti dicevi bene prima quando parlavamo durante l'intervallo della prima semifinale, la Nuova Aurora come impianto, come struttura merita qualcosina di più insomma. Sicuramente sì, intanto ti ringrazio sempre per la gentilezza che mostri nei nostri confronti. Sicuramente l'hai visto pure tu, come tanti altri sportivi, l'impianto, la struttura, la realtà è sicuramente importante, in categoria non se ne trovano tante, dopodiché da lì a dire che il passo in prima sia automatico ce ne passa un bel po', però con un po' di organizzazione, un po' di caparbietà, un po' di serietà e professionalità, secondo me nel giro di qualche anno qualcosa di positivo si può ottenere. Ne approfitto di Massimiliano perché domani, venerdì 9 a Scortichino, e l'invito ovviamente a tutti gli sportivi anche che vedono questa intervista sul sito è di venire a vedere la finalissima tra due realtà, una delle due tutto sommato un po' sorpresa perché è la prima partecipazione, cioè l'Ottoboni RB Technology, squadra rodigina allestita da Albieri, ma squadra di grande valore che l'ho dimostrato vincendo delle ottime partite, e la New Look Malavasi di San Possidonio, che invece aveva perso in finale i rigori l'anno scorso e ha la struttura. Era la finale che ti aspettavi? Beh, diciamo che per quanto riguarda appunto i modenesi della Malavasi un po' me lo aspettavo che arrivassero in finale perché sono gli organizzatori e i loro sponsor, diciamo, sono gente di passione che hanno già vinto il torneo nel 2007 e che hanno, diciamo, preso un organico, quello che hanno attualmente, che l'anno scorso con un altro sponsor però era arrivato in finale, quindi c'erano tutti gli ingredienti.